42. Open. The excitement gang. Mamma Lisa on a motorcycle gang. Allora, mi ha colpito tantissimo una cosa nelle note di regia. È scritto che l'armadillo è il vostro gremlin. Ti chiedo come mai proprio il gremlin? E poi, visto che c'entra molto con tutta la storia di Zero Calcare, visto che è quest'icona che c'entra tanto con noi trentenni, con quella che è stata la cultura del cinema anni Ottanta, qual è il tuo film di formazione, visto che anche nel film si parla di film di formazione? Ta-tam. Allora, mi piacciono molto le storie di amicizia, per cui c'era una volta in America, e se ti do di uno è Un mercoledì da Leoni. Mi piace il cinema di Peckinpah, Beh, Scorsese e tutto quel periodo lì. Questo film particolare, venendo dai riferimenti che fa anche Michele appunto nelle sue storie, mi piacevano i film con cui un po' sono cresciuto, per cui pensando all'elaborazione del lutto mi viene in mente Stand By Me. Abbiamo provato vari modi di fare l'armadillo, anche nell'animazione. Però La strada Roger Rabbit è un po' un film per famiglie, per ragazzi, e invece i fumetti di Michele raccontano un'altra cosa. E abbiamo fatto vari tentativi, tra cui la computer grafica, tipo Ted, e alla fine, grazie a Dania Colli, ci è venuta questa idea di recuperare, appunto con del materiale di recupero, di fare una specie di mostro steampunk. E volevo che fosse un po' giocattoloso e fosse materico, che un po' ricordasse i Gremlin, i Goonies, e in qualche modo è un Gremlin, è un mostro che si ciba delle nostre debolezze e che ti dà dritte strampalate. Zero ha uno stile molto definito, in questi anni nei fumetti si riconosce subito come Zero Calcare. Per quanto riguarda il film, come hai fatto a rendere la stessa efficacia di Zero Calcare, ma comunque all'interno dello schermo? Sono riuscito? Secondo me sì, devo esserti sincera. È strano perché si parla di Zero Calcare come se esistesse da sempre. In realtà il fumetto è di 5 anni fa e è stato ripubblicato quest'anno. E la cosa un po' mi ci ritrovo, perché appunto io questo lavoro ormai lo faccio da quasi 15 anni e l'ho fatto serenamente, nel senso che sono contento. Ora, se dall'altra parte magari va male oppure va bene, è come se se sei un'altra persona. No, semplicemente uno cerca di fare il proprio lavoro nel modo migliore e onesto possibile. Per cui mi sono avvicinato al lavoro di Michele cercando di non tradirlo, di reinterpretarlo, perché poi il fumetto è una cosa, però l'immagine sul schermo è un'altra. Lui non è così automatico. Non volevo, alcune volte le omaggio alcune tavole, però non volevo fargli il verso, cercare di copiarlo, però volevo cercare di rendere quel mondo anche nei colori. Cioè, loro sono dei personaggi intrappolati degli anni 90, per cui tutto il resto del mondo è colorato, loro sono grunge, sono grigi, non c'è il rosso, e ho cercato in quel modo di avvicinarmi e di rendere questa trasposizione. Come mai invece la scelta di aprire e chiudere con un fumetto animato, che l'ho trovata molto particolare? È una cornice, lì volevo un po' che fosse un omaggio anche ai fan. L'ultimo era chiaro dall'inizio, perché è un po' slegato, è una tavola molto famosa, di una storia molto famosa di Michele. L'inizio in realtà è l'unione di due storie diverse. È un po' un'overture, nel senso che dice due o tre cose diverse che poi si capiscono lungo il film, per cui mi piaceva tenerla un attimo fuori e così fare questa cornice in animazione. Invece, per quanto riguarda proprio il lavoro che hai fatto dalla trasposizione dalla Profezia dell'Armadillo di Michele al film, io ho notato che hai lavorato molto sull'orizzontalità della storia, togliendo tutta quella che è la verticalità. Come ti sei un po' organizzato? Guarda, sono stati molto bravi gli sceneggiatori, perché sono stati molto bravi a rendere unico un racconto che era fatto di storie brevi. E questo sono stato davvero bravo, era quasi impossibile. Secondo me è un po' il
tema e il genere di film che ti aiuta in questa scelta? Cioè, questa è un'elaborazione del lutto, non è un romanzo di formazione. E con i dovuti paragoni, penso ad esempio a Manchester by the Sea, funziona per scene quotidiane, per accumulo e per elaborazione. E questa frammentarietà non ha un plot forte, ma è molto emotivo, funziona per vicinanza. Mm-hmm. È proprio il genere di film che te lo chiama. Perfetto, va bene, grazie mille. I zombie sono quelli che odiano l'aglio, no? No, quelli sono i vampiri. I vampiri sono ricchi e fascinosi, invece i zombie sono proletariato. Quanti anni c'hai te? 27. Non è meglio la fregna, no?